Ieri i commercianti, insomma, dell'incontro al Parco della Scienza non hanno mostrato molta soddisfazione per questa bozza di PUMS. Lei, assessore, cosa ne pensa e se ci sono modifiche, insomma, che è aperto a fare? Sì, una parte dei commercianti in realtà, perché con un'altra parte poi l'incontro è durato anche dopo la riunione e anche fino a stamattina c'è una, in realtà una buona parte, vorrei dire anche la maggior parte che vuole costruire questo piano insieme all'amministrazione, e quindi nei prossimi giorni si incontrerà e farà proprio delle proposte anche di modifica al piano, proposte che tra l'altro faremo anche noi come amministrazione. Detto questo, è un incontro molto bello, molto positivo, dove chiaramente tutti hanno potuto esprimere il loro pensiero, anche chiaramente alcuni commercianti in maniera molto forte, anche le loro paure. C'è un po' di poca chiarezza in realtà su quelle che sono le reali misure che apporta il PUMS. Per esempio c'è una grandissima confusione sull'aumento della ZTL, che in realtà rimane quasi invariata, perché la ZTL che abbiamo è già una ZTL che è funzionale alla nostra città. Gli interventi anche, diciamo, del consigliere Rabuffo hanno un po' mischiato le carte, nel senso che per il consigliere Rabuffo c'era una ZTL addirittura anche nella zona della stazione, quando non è assolutamente vero e non è l'area disegnata in verde sulla mappa la nuova ZTL. Quindi c'è stata questa confusione di base che ha generato un po' di paura, però io credo che nei prossimi giorni, facendo maggiore chiarezza, intensificando anche gli incontri, veramente riusciremo a costruire uno strumento veramente utile per la città di Teramo, che possa aumentare gli utenti nella nostra città e assolutamente non diminuirli. Devono aumentare anche i parcheggi? I parcheggi dobbiamo innanzitutto sfruttare tutti quelli che abbiamo, perché faccio un esempio su tutti: il parcheggio San Francesco ci sono 750 posti liberi, quindi va data una vocazione a questi hub, devono diventare hub intermodali, devono in qualche modo essere riempiti di servizi. Il piano urbano della mobilità sostenibile non è un chiudere per poi obbligare le persone a fare delle scelte, no, è dare servizi, rappresenta uno strumento che dà servizi alla cittadinanza, che quindi migliora in realtà l'offerta dei parcheggi attualmente disponibili sulla città, quindi cambiando, facendo sì che determinate scelte possano cambiare. Quindi non è mai una costrizione, ma è un aumento della qualità dell'offerta della città di Teramo. Quindi era necessario, lo abbiamo portato avanti come bozza, va modificata, va migliorata, ma questi 30 giorni saranno veramente utili.